voi ragazzi e ragazze, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, dall'ultimo episodio sono cambiate, non dico poche ma parecchie cose, perché piano piano sto portando tutta la roba, diciamo tutta la cobblestone che avevo, quella compressa, sempre a un livello meno compresso possibile. Allora, come vedete, ho delle due nest, due breeder e 10 uova. Questo perché ho come... ok, non le posso mettere. Ho come obiettivo quello di far riprodurre quante più uova, cioè polli possibili, per creare successivamente le uova del diamante. Allora, questo è il catcher che al momento non mi serve. No. Ok, le uova di vari colori. Ok, parte da quella nera, però. Questo è l'uovo del legno. Quello della sabbia. E flint chicken. Voglio provarle. Penso voglio provare a craftarle. Tanto non... dovrebbero occupare chissà quanto. Qua vi saranno non da te ma da te 8 pezzi di legno. Erano... e quello della sabbia, non so quanta sabbia ho, spero di averne 8 pezzi. No, 5. Il che non basta. Tu dove di crafto? Allora, nel crusher della dirt. Spero di avere. Sì. Crusher che ho di là. Ok, a quanto pare, perché in questo modo si riesce a velocizzare un po' la produzione di sabbia. Ok, ed infine questo, però alla fin fine, come si chiama, se lo ritrovo qua in mezzo, eccolo, chicken catcher servirà, perché ora piazzano queste uova dovrò prenderlo. Ok, questo sei di flint. Ok, tu sei di log. E infine il sand. Allora, sento col flint mi dà quello da gunpowder. Col red, no? Clay. Ok, quindi solamente se nel flint mi dà quello del modo utile. Log e flint mi dà il col chicken, che mi è molto molto utile. Allora, intanto vorrei provare a metterlo insieme al flint e il log, insieme al breeder. Log, ah è vero, per farli accoppiare servirà, diciamo, il cosiddetto, no, andiamo qua, seeds, i classici seed. Non è che ne ho tantissimi.
però per il momento ci facciamo bastare. Allora. Però una cosa che posso fare è prendere poi il bon. Penso, ok, tanto non è che è chissà quanto quello che ho. In questo modo si riesce a produrre, cioè riesco a produrre quanti più semi possibile. In questo modo non solo produco il grano sufficiente per creare i breeder e le nest per le uova, però mi è anche utile per la produzione di semi e quindi la produzione di vari polli. Diciamo che ci vuole un bel po' di tempo, anzi parecchio tempo. Ok, diciamo che per il momento finisco giusto questi 31. E poi off camera me li continuerò a coltivare. Più che altro perché non so in che velocità. Tanto 1 e 2 vi poso. Ok. Vediamo se qui ci stanno le... Ah, ok, questo è... Sì, ma tu come ti ottengo? No. Cinque. Oh, ok, semplice. Ok, prendo un pollo semplice. Ok. No, non volevo fare te. Quindi mi serviva il roasting chicken. Meglio il classico roast. Perché da quello che ho capito, questo serve il breeder, mentre il roast servirà appunto per collezionare i vari polli. Allora, ti posso, a parte del market, ti posso craftare in qualche modo? No. Quindi l'unica cosa che posso fare è avere la speranza che, a parte di, no, tu no, di prendere il carbone e piazzarti, cioè la speranza di trovare il modo di farmare quanto più polli, cioè quanti più polli all'interno della di qua, che alla fine me ne basta uno perché è il tempo che comincia a farmare. Lo so, ho parecchi animali di qua. Ok, troppi animali. Direi di farvi fuori tutti.
Poi col tempo ovviamente li recupererò. Uno, ok, sei rimasto solo tu. Ah, ho il coso pieno, quindi direi di consumare il, diciamo, il, come si chiama, l'essenza, cioè l'esperienza che abbiamo all'interno dell'inventario, sperando che non ci metto chissà quanto. Oppure sul forno direi di a te di metterti qua, così si illumina di più. Ok, quanto pare sta funzionando. Anzi, direi di farne altri due, così passo uno di qua e uno di qua. Di qua vale? Ok, per il momento no, vediamo se questi due intanto lavorano, poi quando spawnano uno di due polli, se è il caso di... Ok, un po' di tipi diversi di lana, te li poso pure a te. Ok, del cibo che provvedo a cuocere subito. Non nient'altro da cuocere, perfetto. A voi posso recuperare, così posso aprire questa lana. Ok, tanto non so quanto tempo ci mettano a produrre i polli. Intanto direi che posso continuare a produrre grano a quantità industriale. Anzi, invece di produrre grano, potrei fare un'altra cosa. Perché di qua mi sono rimasto, intanto abbasso un po' il volume, appunto come immaginavo, delle loot bag, tanto con R non si rimette in ordine, quindi devo farlo a mano praticamente. Ok, è spawnato qui. Ok, sono spawnati due polli. Il che è veramente veramente cosa buona e giusta. Quindi posso dire che le loot bag le posso lasciare all'interno dell'inventario per ora. Quindi te ti recupero, pollo normale. Te posso prendere? No, perché sei piccolo. Ok, vediamo in che modo. Intanto sicuramente lo farò riprodurre questo pollo. Ok, tu produci semplicemente sabbia. Ok, subito con il koala.
mettiamo la lava, grafite, il steel, void, crystal, dark gemma. Ok. No, non volevo fare te. Neanche te. Cioè, non volevo cucinarti. Bensì darti una maggiore vita, per così dire. Allora, quello che volevo vedere era il... Era il Lemon Chicken, che si ottiene col gold e il glass. Nether quartz. Ok. Tu non ti crafti? Ah, mi sa che si trova all'interno del Nether. Però, perché va così lento? Non vorrei capirci qualcosa di più. Ma proprio piano. Non vorrei che ci fossero, se fossero staccabili, oppure in un altro modo si possono far riprodurre, per così dire. Allora, uno è cresciuto. Così lo possiamo vedere subito. Anzi, mentre aspettiamo che quello, questo cresca un minimo, ci vedremo presto. Tanto apro uno e due. Una marea di roba. Che poi vedi, qui in alto si vede il tempo che ci mette a crescere. Quindi ora manca veramente poco, meno di mezzo minuto. Ok. Secondo, niente grande, perfetto. Ok, sono staccabili. Almeno a quanto sembrerebbe. Così possiamo subito vedere. Ok. Ok, un percentuale a tick. Beh. Sì, vanno veramente molto veloce. Cioè molto più veloce rispetto a prima. Quindi sicuramente comincerò a produrre quanti più polli possibile. Allora. Tanto queste sono cose che nell'inventario non mi servono. Allora, la cosa che voglio fare, anzitutto... Ok, un pollo è nato. È la cosa di produrre quanti più polli, diciamo, sani, per così, cioè normali, per crescerli, per per prenderli in modo quanto più veloce possibile. Ok, tu manchi
pochissimo, meno di 10 secondi, così ti posso recuperare. 3, 2, 1. Ok, cresciuto. Ah, ok, questi casualmente diventano... Sono grandi o piccoli? Non ne ho idea. La cosa che so è che sicuramente lì... Che cominciano a formare grano come se non ci fosse un domani per produrre... Ok, roasting... Chicken. Ok, mi produce o uova normale o penne a quanto pare. Ok, va parecchio veloce, rispetto a prima. Vuoi avere prodotto qualcosa? No, ancora. Tu, perfetto, ancora no. Manca pochissimo per... Cioè, neanche il 6%. Ok. Vediamo tu come stai messo. Ah, ok, praticamente. Ah. Ho il luogo, cioè ho praticamente pieno la cesta. No, posalo il chicken coso. Diciamo che quel qua il chicken ha avuto molta molta fortuna. Perché in genere ci mettono veramente veramente tanto a uscire. Ok, ti ho ancora 2 minuti, quindi ok, altri 3 spazi in teoria l'ho guadagnati, anzi per il momento solo 2 perché devo posare il pollo. Ok, quindi vale pure per te, quindi ok, appena più veloce. Vediamo tu che cosa... Ok, vai, ora sta andando molto molto veloce. Vediamo cosa mi... Ho sceso solo la piuma, anche l'uovo. 3, 8, 9. Ok, ora pure l'uovo. Fatto uscire, perfetto. Spero di far uscire quante più uova possibile. In questo modo... Farmo veramente veramente tanto. Allora, tu sei sempre il polletto di prima. Ok, quello a quanto pare è uscito adulto. E ti voglio, ok, spingere. Ah, qui ho tolto tutta l'ambaradam delle fornaci, perché avendo queste qui oramai non è che consumo più, cioè metto le cose lì. Diciamo che la cobblestone è veramente veramente tanta quella che ho farmato. Ah, ok. Ecco perché ne avevo uno di troppo. Perché trastorno cobblestone è complesso ed è così dicendo più di dovrei avere circa 100 stack di
di roba, se non di più. No, un breeder. Ok, vediamo tu in che modo posso accoppiarti se. Ok. Ci sono differenze tra i due? Non ne ho idea. Però la cosa che so per certo è che ora per ora mi metterò. Beh, videocamera decide di mettermi a fuoco. Ok, e che mi metterò a farmare quanti più polli possibile per. Per creare quanti appunti accoppiamenti quanti accoppiamenti più ne riesco a fare meglio è. Quindi ragazzi, direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.